una partita giocata praticamente da solo in avanti, cosa che non ha funzionato dopo il gol, cioè dopo l'espulsione, scusa, e dopo il gol mancato da Polani. Ma la partita non era facile perché, come potete vedere, partita meglio, anche se noi abbiamo avuto una pressione grandissima dopo due minuti, che se magari fosse andata dentro sarebbe stato un altro tipo di partita. Dopo mi è sembrato di vedere una fama diversa. Contrasti, ripetivano, hanno fatto la partita che dovevano fare e poi sicuramente avvantaggiati dalla superiorità numerica. Anche se poi alla fine qualcosina abbiamo creato, qualche occasione ce l'abbiamo avuta. Ma dopo rimasti in 10 era la partita che dovevamo fare, dovevamo difendere l'1-0 e cercare di capitalizzare al massimo le poche occasioni. Ne hai prese tante oggi, di botte. Ma, sì, perché i due centrali della propria vedere vanno a nozze su una palla lunga centrale. Certo, io speravo di fare un altro tipo di partita, dopo purtroppo si è messa così e non è che c'era molto da fare, anzi su un paio di palle lunghe che hanno valutato male c'è stato anche poi di occasioni da gol. Sì, praticamente quando ho letto ti ho lasciato spazio, ti sei infilato, però Cosa era un bel portiere l'uscita. Sì, Cosa era un bel portiere. L'uscita è stata tempestiva, ti ha tolto sì, la palla. Sì, poi vabbè, il portiere di sinistra sul palo interno, no, era praticamente impossibile. Diciamo che tu hai fatto quello che dovevi fare. Ah, vabbè, ho fatto quello che dovevo fare, se pareggiavamo magari così dovevamo fare. Purtroppo non è un bel momento da tutti i punti di vista. Ecco, dal punto di vista societario, da capitano cosa ne pensi di questo caos totale? Mi dispiace, è inutile che poi mi vengano a raccontare che ci sono altre squadre, che cioè, non lo so, o parti dall'inizio, perché secondo me dopo è peggio così, no? Quando sei all'inizio che devi affrontare una stagione dal punto di vista societario difficile, drammatica, chiamata come volete, secondo me devi essere chiaro subito. Lo sai, arrivederci. Qui siamo passati dalla Champions League a fallimento in due giorni. Quindi non è una situazione facile, io spero che si risolva al più presto. Anche la mancanza di chiarezza anche all'interno con i propri giocatori, con il staff tecnico, cioè nessuno sa niente. Sì, cioè alla fine siamo noi giocatori e il mister. Non esiste società, quello che stai dicendo. Cioè no, non esiste. Ma poi magari c'è Mossio, ci sta vicino. Sì, l'ha detto, ha detto io sarò 24 su 24 per i giocatori, non per so, i giocatori. Sì, da solo. Non è soltanto lui, no? Dopo ci deve essere anche qualcos'altro. E io non voglio fare polemiche, però sicuramente non è una situazione facile, non è una scusa. Che per l'amor di Dio io non ho mai trovato le scuse, però è una cosa che dà fastidio, che magari può rendere nervosi. E poi ripeto, che nessuno mi venga a dire che Legnano, robe varie, perché prima cosa sono messi tutti come noi, cioè non è che sono più indietro, più avanti, no, sono messi come noi. E poi almeno lo sapevano dall'inizio, cioè almeno se uno lo sa dall'inizio, dopo c'è la possibilità anche di comportarsi in un certo modo. Certo, no? Cioè nel senso, io so che devo affrontare una stagione difficile, però c'ho la possibilità di non affrontare una stagione difficile, dopo sta a ognuno di noi decidere, no? Fortunatamente c'è il libero arbitrio, e invece no, non è così, non è stato così. Ti faccio ancora una domanda che... Tra due giorni chiude il mercato, contro lo Spezia chiedete ancora la prova. A me non mi ha detto niente nessuno, cioè, ma tu? Tu cosa dici a questo momento? Vado a firmarlo io, io sono un giocatore della Provenzale, mi sembra di averlo dimostrato in un anno e mezzo a questa parte. Se non c'eri tu? Quanti gol ho fatto? 21? Non lo so. Se non c'eri tu? Oppure quest'estate ero allo Spezia, mi sembra che in due ore ho ridato tutto e di più per la Provenzale.
ho giocato bucato, ho fatto quello che secondo me dovevo fare, io come tutti i miei compagni. A me non mi ha detto niente nessuno, quindi io adesso vado a casa mia a Cesena, poi martedì. Martedì vieni? Martedì vengo al Pozzino. Poi si deve fare le valigie. Eh? Comunque, sì. In qualsiasi caso, se qualcuno mi volesse vendere, la firma mia o del mio proprietario serve. Quindi, lo so. Però io, a me, ripeto, nessuno mi ha detto niente. Ma poi è anche una situazione complicata, perché se l'avessero detto il 25 dicembre... Sapevi regolarti, certo. Ma certo, cioè, adesso fortunatamente appartengo a una categoria di giocatori di attaccanti, magari ci hanno anche mercato. Quindi. Però ripeto, adesso a me non nessuno mi ha detto niente. Ultima domanda sulla gara, la stessa domanda l'ho fatta al mister. Oggi avreste potuto avere milioni di alibi per una sconfitta, la sconfitta è arrivata, ma avete comunque giocato col coltello fra i denti per 95 minuti e avete dimostrato di essere tutti dei grandi professionisti. Questo è un grande merito, indipendentemente dal risultato e dalla sconfitta. Ma è... sai che mi sono stancato ormai di tutte le settimane a dire, a cercare di dire e di fare le stesse cose, no? Dopo sento vergognatevi, dopo sento andare a lavorare, cioè che, oppure leggo sui giornali, leggo sul muro, perché cerco di tenermi comunque aggiornato, anche su, perché sono uno che esce poco per certi, però cerco di tenermi informato un po' su cosa ne pensa la gente. Non ho grossi rapporti con i tifosi, però da quello che posso sento anche tante cose non vere, e noi giocatori abbiamo scelto questo mestiere qua e purtroppo dobbiamo farlo con i pro e i contro. I pro magari sono fare 15 anni una bella vita, i contro sono che la gente parla che magari non sa le cose, la gente ti fischia e magari non dovrebbe fischiarti, però ripeto, loro tutti sono liberi di fare quello che vogliono, perché sono qui allo stadio, pagano un biglietto, ci danno da mangiare, quindi pazienza. Ripeto, a me dà fastidio, perché se sapessero tutti tutta la verità, secondo me qualche fischio in meno lo prenderemo. Però peccato che nessuno la dice. Sì, vabbè, ma non sta sicuramente a me né al mio compagno di spalla mettersi a raccontare o dire tutti i problemi che abbiamo. Assolutamente. E infatti noi non lo diciamo e non ce lo prendiamo neanche come altri. Siamo dispiaciuti perché oggi abbiamo perso la propria per vedere. L'avevo detto nel mio primo articolo, e ultimo, spero. Ti sei venuto bene, da chiaretti giornalisti, ok. Che volevamo regalare una piccola gioia di questo social, niente, è ancora poche soddisfazioni, non lo so, purtroppo, mi dispiace. Grazie, mamma. Mi dai.